Buonasera, mamma mia, questo sfondo giallo, amici miei, sembra un incrocio tra Nosferatu e lei di qualche cosa. Giuro che non ve leggo la fortuna, cambio sfondo domani, ve lo prometto, va bene. D'altro canto, sapete perché c'è la tenda gialla tirata? Perché sennò c'è la vetrata e si vede il riflesso a quest'ora, va bene. Come non detto, perdonatemi, fa veramente schifo. Allora, quanto siete arrabbiati da 1 a 10 rispetto a questo governo, rispetto alle sue continue giravolte, rispetto al Natale che ci si apparecchia, da 1 a 10? Io personalmente sono molto arrabbiata. Aspettate che abbasso il volume qui, perché sennò mi sento mentre parlo. Ecco, ora non mi sento più. Vi dicevo, scenario 1 su cui stanno lavorando: zona arancione nazionale da 24 dicembre al 1 gennaio, con chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo e lo stop all'uscita del proprio comune. Scenario 2, zona rossa nazionale nei giorni prefestivi e festivi, quindi dal 24 al 26 dicembre, dal 31 dicembre al 1 gennaio e dal 5 al 6 gennaio. Chiudono anche i negozi, oltre a tutte le attività non essenziali. Stop alle uscite di casa se non per i motivi previsti dal DPCM, cioè salute, lavoro e necessità comprovata. Scenario 3, zona arancione nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, con rafforzamento del coprifuoco che partirebbe dalle 20 se non addirittura dalle 18. Scenario 4, questo a cura di Maria Giovanna Magli: cacciarli a calci nel sedere. Non vedo molte altre possibilità. Comunque, andiamo avanti. Allora, questi avevano fatto tutta la loro apparecchiatura, poi l'avevano modificata perché si erano resi conto, si stavano rendendo conto che se l'Italia è un paese fatto di 6.000 comuni, 8.000 comuni, 6.000 di quali sotto i 1.000 abitanti, non puoi fare quel lavoro lì e alla curva dietro c'è mamma, papà, la zia, la nonna, il fratello e non lo puoi fare. Mentre invece dentro Roma, Milano, Torino, che sia, ti puoi spostare. Stavano cambiando questo, la Merkel l'ha chiuso, peraltro dandogli a tutti fino al 90% di ciò che hanno, che rimettono. E allora puoi chiudere tutto. Se tu Stato ti impegni in questo straordinario, strepitoso sforzo assistenziale, per il quale ci sarebbero i soldi, li hanno sprecati. Non crediate a quelli che dicono che devono arrivare, perché quelli arriveranno in parte minima nell'arco di 6-7 anni, semmai arriveranno a partire tra un anno la prima tranche. C'era lo scostamento di bilancio, c'erano un sacco di soldi, hanno comprato i monopattini, hanno comprato i banchi a rotelle, hanno fatto casino, solo e soltanto così. Comunque soldi ce ne sono, non è vero che non ci sono, non sono capaci di fare niente, non sono capaci di usarli, sono capaci soltanto di usare questa pandemia per tentare di perpetuare la loro esistenza in vita al governo e in Parlamento, per evitare che finisca come già avrebbe dovuto essere conclusa l'esperienza, cioè un anno fa, già di questi tempi, già da un mese, due mesi, con scioglimento delle Camere e ricorso a libere elezioni. Ve lo ripeterò fino alla nausea, dopodiché sempre fino alla nausea, vi ripeterò che è troppo facile prendersela con... Aspettate che abbasso perché questo mi sta... Ecco, è troppo facile prendersela con l'opposizione che non fa abbastanza, non è qua, non è là, sono servite tutte quelle stronzate che anche voi, una parte di voi, mi rifila tutti i giorni fra Twitter, Facebook e Instagram, perché sic stantibus rebus, se dal Quirinale non viene un segnale, se da questo governo non viene una missione di... Non ce la facciamo, non siamo capaci, è bene che ce ne andiamo. La maggioranza parlamentare è tale che il Parlamento non può fare più di quello che fa, nonostante, siccome la maggioranza parlamentare non corrisponde a quella del Paese e non corrisponde al sentimento nazionale. È questo sentimento nazionale che deve farsi sentire in modi civili, in modi pacifici, ma molto fermi. E molto spesso questo può accadere. E siccome la piazza non si può facilmente chiamare in questo momento, perché poi ti danno del negazionista i pandemisti, allora, siccome la piazza non può essere facilmente chiamata, allora che cosa si deve fare? Devono protestare fortemente, devono fare una gigantesca pressione tutte le strutture, tutti i corpi intermedi, i sindacati, le associazioni di categoria, le associazioni di categoria, dove sono tutti i consociativi, tutti affiliati in Confindustria allegramente?
tutti contenti, tutti convinti che tanto siccome non si paga niente, pazienza, siamo a costo zero, ma quel che non si paga ora è solo un rinvio. E non basta evitare quelle file disperate di gente che sono ovunque, non basta evitare il numero di barboni che è aumentato vertiginosamente, niente di tutto ciò basta, e siamo solo all'inizio, e siamo solo all'inizio. Adesso, voi pensate un attimo, i ristoranti che dovevano, che li chiudono forse a Natale, a Capodanno, questi avevano fatto la spesa, cioè hanno i frigoriferi pieni, è la seconda partita, la prima puntata era quando li hanno fatto sanificare, prendere il plexiglass, fare tutti i distanziamenti, cambiare la struttura dei loro ristoranti, mandare la gente in cassa integrazione e pagare loro. Adesso siamo alla seconda puttanata, alla seconda infamia. Prima ti illudo che potrai almeno un po' lavorare sotto Natale e Capodanno, almeno fare il pranzo, e poi te li chiudo con già magari i frigoriferi pieni, quindi ci rimetto due volte quel che non guadagno e quel che ho dovuto anticipare di spese. Ragazzi, cos'altro vi devono fare? Ditemi voi, cos'altro vi devono fare, ok? Bene, cioè no, non tanto bene, leggo qualche cosa e poi dopo passo a un argomento importante, secondo me interessante, che è quello del professor Rino Rappoli. Professor Rappoli che guida la ricerca sugli anticorpi monoclonali contro il virus. E questa è una cosa sulla quale io divento pazzo, perché io non ho niente contro il vaccino. Se sarà stato sufficientemente testato, va bene, volontariamente e con forte motivazione si farà, ma questa campagna è tutta sui vaccini, e quando sappiamo che ai medici di base sono state impedite terapie che avrebbero potuto evitare peggioramenti, aumento della carica virale e ricoveri in ospedali non adeguati a prenderli. Ai medici di base sono stati tolti gli strumenti, pure quella che l'altro giorno hanno rimesso in circolazione, hanno riautorizzato la clorichina, no? Quella che sarebbe stato facilissimo dare. Ai medici di base è stato impedito di dare gli antinfiammatori immediatamente, e non è stata fatta una ricerca adeguata sugli anticorpi monoclonali, dei quali ora vi parlerò. Sapete quelli per cui chiamano tanto per il culo Trump, che l'hanno guarito in 48 ore, non gli hanno lasciato strascichi? Ecco, gli anticorpi monoclonali noi avremmo potuto produrli già da mesi. Sentiamo cosa dice il professor Rappoli o Rappoli, non so come si pronuncia. Ci coprono col bonus, dice Mattia Polidori, sì certo, la lotteria degli scontrini. Uscite, tutti con la mascherina, erano domenica, uscite, poi no, perché siete usciti? Ma le associazioni di categoria si devono svegliare, dice Generino D'Amato, la gente non può scendere in piazza da sola ed essere presa per matta. Esatto. Anna, che è meravigliosa, io sto pregando per l'America. Anna, che vuol pregare, lì è andata. Angela De Giacomo, ho sentito le benedette più di 100 milioni di... Quando prendono in giro il centrodestra che dice è chiaro che noi a febbraio non possiamo votare, e che vogliamo votare? Come votano gli americani con 100 milioni in più di voti postali, cioè di voti truffaldini? Lasciamo perdere. Avete capito o no quello che è accaduto? È accaduta una cosa gravissima, ma inevitabile una volta che è stato consentito di mandare in giro i voti per posta, non dalle iscrizioni ai registri elettorali, ma dalle iscrizioni all'anagrafe. Non nei tempi dovuti, ma fino a 3 giorni, 7 giorni dopo le elezioni. È successo un casino, l'hanno manipolata come volevano. È talmente evidente, mi andava impedito prima, è stata una cosa di grande leggerezza, ed è stata la vendetta del Deep State, è stata la grande vendetta del Deep State, non gli sarà facile però, non saranno 4 anni facili. I casaleggesi ci hanno venduto la Cina, vogliono abbassare il prezzo di ogni bene presente in Italia per facilitare l'acquisto in blocco al loro mandante, Partito Comunista Cinese, questo è l'accordo, Gabriella Barbaro, sono più o meno d'accordo. Hanno il comando, dice, sui media, sulla stampa, sui social, sulla censura. Come si può combattere ad armi impari? Le armi non sono impari. Qui il popolo si può esprimere, qui non c'è la tortura. Non c'è il carcere preventivo, c'è il carcere preventivo, ma non c'è quel tipo di persecuzione che c'è nelle dittature. Siamo in un passaggio in cui dolcemente stanno cercando di fotterci. Che aspettate a disobbedire? Aprite tutti, non potranno fare niente se tutti apriranno. Chi vorrà uscire, uscirà. Dice Baica di Amaro. Intendiamo, Maria Antonietta, intanto il numero dei suicidi, argomento di cui nessuno vuole parlare, è in tremendo aumento, sono d'accordo. E cacciamoli via dal governo, lo fanno apposta per portarci alla fame e così via. Benissimo. Vi leggo questa storia del professor Rappoli, credo che si dica Rappoli. Allora,
i nostri anticorpi al servizio sanitario. Firenze. Dovrebbero arrivare a marzo le prime dosi di anticorpi monoclonali made in Italy da distribuire alla popolazione. Occhio, made in Italy, state attenti, me ne ha mai parlato nessuno? No, col cavolo. Se non per dire che sono molto cari, sono troppo cari, non è il caso di fare terapie così costose. Come se la chemioterapia non costasse, come se l'assistenza oncologica non costasse, come se un posto in un ospedale non costasse un sacco di soldi al giorno, come se sviluppare i vaccini non sia costato un investimento massiccio, solo che è la rendita maggiore. Entro fine anno la Fondazione Toscana Life Sciences inizierà i test sulle persone. A fare il punto è il coordinatore della ricerca, Rino Rappoli. Questa mattina nel corso di una conferenza stampa indetta da COP Alleanza 300 e Unicop Firenze. Stiamo lavorando per avere i monoclonali disponibili su larga scala per marzo 2021, conferma Rappoli. Dovrebbe partire entro fine anno, cioè entro la fine di questo mese, la sperimentazione sulle persone. Sarà in due fasi. La prima sul numero ristretto di volontari adulti sani, testerà se l'anticorpo è sicuro e se ha la durata giusta. La seconda fase, a distanza di una settimana, riguarderà invece 500 persone positive al Covid per verificare la capacità di cura dell'anticorpo. Il vaccino e i monoclonali arriveranno più o meno nello stesso periodo, tra febbraio e marzo, sottolinea Rappoli, prima con dosi limitate e poi il numero aumenterà nel tempo. La quantità più grande dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2021, scusatemi. I due farmaci sono complementari, rimarca lo scienziato, servono entrambi per controllare l'epidemia, chiaro? Secondo Rappoli, la procedura ideale vedrebbe prima l'iniezione dei monoclonali e poi del vaccino. L'anticorpo ha una durata di 6 mesi ed è per la copertura iniziale in attesa che cominci ad agire il vaccino. Dalla prima dose del siero, infatti, serviranno 45 giorni, richiamo compreso, perché inizi la copertura. Inoltre, i monoclonali rappresentano anche una cura contro il Covid, mentre il vaccino questo non lo può fare. Avete capito che alla fine delle fiere qualcuno ci dirà che il vaccino da solo non basta dopo che hanno sputtanato e demonizzato gli anticorpi monoclonali? Ho detto, oh, no, sono troppo cari, ma non è possibile. I monoclonali, sottolinea Rappoli, esistono già per altre patologie, ma costano decine di migliaia di euro. Questi invece avranno i costi più accessibili, garantisce lo scienziato toscano, che poi aggiunge: non siamo preoccupati se anche altri producono i monoclonali, è una pandemia globale, non ci saranno abbastanza dosi per tutto il fabbisogno. Io stesso ho suggerito al governo di cercare intanto quelli della Eli Lilly, i primi che dovrebbero arrivare sul mercato per iniziare a distribuire alla popolazione. Magari avessimo più dosi, c'è bisogno di tutti. Una volta portata a termine però la ricerca sui monoclonali, il lavoro non è destinato a fermarsi. Il Covid muta, nel mondo ci sono già virus diversi. Noi dobbiamo capire come gli anticorpi reagiscono a questa mutazione e come prevenirle. Quindi dovremo continuare a studiare, a monitorare il virus e gli anticorpi. Se ci rilassiamo, vince lui, dovremo essere sempre un passo avanti al virus. Ecco, queste sono parole di buon senso, non quelle che ci raccontano tutti i giorni questi mascalzoni. Queste sono parole di buon senso, non vi pare? E va bene, vi leggo un articoletto simpatico, si fa per dire, del vice direttore del Tempo Francesco Storace, è di stamattina. Dove si vomita? Logisticamente al Tempo siamo i più turbati rispetto alla fidanzata di Conte. A due passi da noi sfilano le delegazioni, le facce serie dei contendenti, quelli che si riuniscono prima di salire dal Premier, adesso deve ascoltare noi e non sempre gli altri. Sapete che c'è un rimpastino, c'è una crisona e c'è un tentativo di rimpastino. Litigano su tutto, non sono d'accordo su niente, non sono capaci di fare niente, il peggior partito, il peggior governo della storia di questa nazione. Penosi questi partiti di maggioranza, continua Storace. Da giorni la loro gran cassa rimprovera gli italiani. Ma come? Ci sono 800 morti al giorno e voi siete apprezzati al cenone di Natale, mica seri come loro, questo popolo che dovrebbe imparare dal suo governo. 800 morti, l'esecutivo pensa al rimpasto delle poltrone. Chissà se esiste chi è peggio di voi, signori di Palazzo Chigi, che mi vedete per sostituire questo o quel ministro mentre il Covid miete le sue vostre vittime. Ma avete idea di che cosa può pensare di voi il popolo italiano? Dalle finestre del nostro giornale si assiste al solito rito delle consultazioni. Sembra di stare dalle parti del Quirinale. Ha ragione Gasparri, Conte si è montato la testa. Tutto così ridicolo, vogliono cambiare l'assetto di governo, ma stasera al Senato si continua a votare la fiducia ai ministri che vogliono cacciare. Ancora più patetico, davanti ai giornalisti negano di parlare di poltrone
e chissà perché si vedono per parti separate, fingono di stare a dieta, la dieta negana. Gli italiani pensano a quando diavolo finiranno questo benedetto, maledetto vaccino. A Palazzo Chigi pensano al vaccino per un governo infettato dal poltronavirus. Che vergogna, per davvero. Peggio dei venditori di pentole. Del resto, siamo una combriccola di pazzi. Inventano i bonus vacanze e si lamentano se vai al mare. Varano il bonus conto detto cashback e ti criminalizzano se vai al negozio. Ma che cosa pretendono dal popolo italiano questi incompetenti? Vedete che siamo perfettamente d'accordo, Francesco Toraggio e io. Quanto dovrà durare la nostra capacità di sopportazione di fronte allo spettacolo davvero meschino? In Germania stiamo parlando di vite umane, di vaccini, di misure economiche per i danneggiati. La Merkel ha avuto il coraggio di assumersi ogni responsabilità. Le nostre misure, ha pubblicamente detto, sono state insufficienti. Qui sembra che DPCM e decreti legge riabbevrati una non meglio precisata assemblea del popolo. I ministri non c'erano e se c'erano dormivano. Tanti piccoli Toninelli, Toninelli a Catania, l'avete visto e sentito. Fanno e disfano il loro governo perché ancora non sanno dove destinare 200 miliardi europei, magari riusciranno a sparire anche le task force volute da Conte. Quello sarà il momento in cui dovrà sparire per davvero anche Matteo Renzi, se si acconcerà alla muina poltronara dopo aver illuso gli italiani con il suo discorso dei giorni fa al Senato. La realtà, e qui lo chiudo, è che il problema non è solo Lucia Azzolina, non i suoi disastri a scuola, o Nunzia Catalfo che il casino ce l'ha all'Inps, oppure Paola De Micheli ossessionata dai rumori di sottofondo per la marea di critiche ricevute sulla mala gestione del trasporto, e nemmeno il solo Roberto Speranza, partito così bene ma già malandato dopo pochi mesi, per non dire Luciana Lamorgese con la sua legion d'onore nostrana rappresentata dagli sbarchi. Ma è il manico il vero problema, è Giuseppe Conte. Se a Palazzo Chigi resta lui, che cosa può cambiare? Lo spettacolo triste del rimpasto ha i suoi riti disgustosi da vedere e sentire. I capi delegazione non si toccano, quindi Alfonso Bonafede non pagherà danze per i mafiosi liberi nella giustizia collaborando. Che cosa volete rimpastare? Finite di leggere l'articolo, ma è così. È così, che cosa volete rimpastare? Questi devono andare a casa. E invece cosa fanno i giornali? Si occupano come vanno i rapporti tra Salvini e Giorgia Meloni e lasciamo perdere. Perché non state attenti a quelli che stanno giocando con la nostra libertà, con la nostra vita e col nostro futuro. Stateci molto, molto attenti, dategli addosso, fategli capire quanto vi fanno orrore. Altro che. Laura Donatelli, buonasera Maria Giovanna, con questo governo mi sembra di essere in giostra, non capisci più nulla quando scendi. La troica ci governa da Monti, ieri la Merkel chiude e il servo ieri dice chiudiamo anche noi, dice Aldo Minardi, una volta sarebbe fatta una guerra, oggi ci rendiamo servi. Livio De Luca, grande stima, grazie a lei. Anna Catalano, buonasera, che cosa possiamo fare oltre che prendere coscienza del cattivo governo? Dobbiamo solo aspettare le elezioni? No, fare tutto quello che è nel potere di ognuno di noi per richiederle a gran voce. Le categorie, le associazioni di categorie. Non voglio bonus a poter lavorare, dice Toio Canavera. Grazie Fontana, buonasera a lei, grazie. Buonasera a Gianni Cesari, buonasera a Gianna Bonigolo, buonasera a Luisa Zaffaroni che ci dice monopattini, bonus vacanze, banche e hotel, bonus Natale, gazebo fiorito, quando li faremo noi un mazzo? È simpatica. Rosanna Fumagalli, abbiamo visto la fila di gente povera per un pasto. Ma Conte e Mattarella cosa dicono? Niente, a loro non interessa del popolo che soffre proprio così. Grazie ad Anna Feli che mi dice delle cose molto gentili. Giuseppe Costanzo, non c'è bisogno della situazione di categoria, ce n'è bisogno, e come? Disobbedienza civile al trans, tassa, benzina e via dicendo, ma è lunga la storia così. Le associazioni, per mia esperienza, non sono affidabili, dice Luciano Dal Corto. Si strusciano sempre al governo in carica. Sì, ma siccome campano grazie a voi, grazie a quelli che gli pagano ogni anno la quota associativa, grazie a quelli che sono iscritti a quell'associazione, non è che si può soltanto dire non mi fido. Certo che non mi fido, certo che sono consociative, certo che si strusciano al governo, ma io che sono uno dei membri di questa associazione e che con la mia membership ne rendo possibile la vita, posso fare casino. Posso e devo, vi dico di più, attenzione, uso i due verbi, posso e devo anche, guai a me se non lo faccio. Miracolo a Reggio Calabria. Io ho fatto un tweet e ho detto, oh, ragazzi, tutto il mondo è paese, la Calabria come il Michigan, la Calabria Dem come il Michigan, votano i morti. Miracolo a Reggio Calabria, le elezioni amministrative dello scorso settembre votavano pure i morti,
Come? Con tessere elettorali duplicate, esattamente come con quelle postali che hanno votato in America 6-7 volte. E infatti è finito in manette il consigliere comunale del PD Castorina e un presidente di seggio. I brogli avrebbero regalato preferenze al centro-sinistra, il sindaco eletto Falco Matà difende l'esito del voto, mentre il centro-destra vuole, legittimamente aggiungo io, tornare alle urne. Votavano anche gli oltre 80 anni ricoverati, i morti in un seggio elettorale del quartiere Archi di Reggio Calabria. Non si trattava di miracoli, ma di brogli su cui indagano la Digos e la procura della città calabrese. Un complesso meccanismo volto a condizionare l'espressione del voto popolare a favore di Antonino Castorina, consigliere comunale del PC di Reggio Calabria, del PD di Reggio Calabria, capogruppo del suo partito nella passata consiliaria. Già indagato nell'ambito di un'altra indagine su presunte manovre finalizzate all'assunzione di personale nell'azienda che si occupa della raccolta di rifiuti. Castorino è finito stamane agli arresti domiciliari col presidente del seggio incriminato, Carmelo Giustra. I fatti si riferiscono alle elezioni del 22-23 settembre scorso, che hanno visto affermarsi al ballottaggio il sindaco uscente Giuseppe Falco Matà, centro-sinistra, su Antonio Minicucci, sostenuto dal centro-destra. Il sistema si basava sull'utilizzo di tessere elettorali duplicate. Castorina e Giustra devono rispondere in concorso per plurime fattispecie di falsità in atto pubblico e reati elettorali. Come l'hanno ricostruita questa cosa? Il consigliere comunale, ora sospeso, avrebbe fatto incetta di un considerevole numero di duplicati di tessere elettorali di soggetti, andate a prenderle, di soggetti particolarmente anziani e generalmente ultra ottantenni, alcuni addirittura deceduti, che venivano utilizzati all'interno di alcuni seggi in cui operavano operatori compiacenti nominati illegittimamente da Castorina senza che questi ne avesse il potere. All'interno del seggio veniva attestata la presenza dell'elettore a cui era intestato il duplicato della tessera e qualcuno nell'esprimere il voto si sostituiva a lui. Venivano inseriti nei registri dei votanti numeri di documenti identificativi falsi di elettori ignari. Castorina, insomma, avrebbe richiesto il duplicato della tessera elettorale di persone che non lo avevano a ciò delegato, non era a conoscenza della circostanza e soprattutto non si erano recati a votare contrariamente a quanto attestato nei relativi registri. Quattro di questi elettori erano addirittura deceduti, eccetera, eccetera. Questa non è un'indagine sulle elezioni, ma su fatti di reato accertati commessi in occasione delle elezioni, dice il procuratore capo. L'indagine non è affatto conclusa, che vuol dire che non cambia il risultato elettorale? No, insomma, è un po' così. Il PD si dice profondamente colpito come parte lesa, figuratevi se non è parte lesa. La Lega lo attacca accusandolo di non saper selezionare il personale politico, di essere più interessato a riempire i posti che contano che alla qualità di chi candida, dichiara Cristian Invernizzi, commissario del partito di Salvini in Calabria. Il sindaco si dice tranquillo, l'indagine si focalizza su singoli fatti e circostanze che, stando a quanto appreso dalle dichiarazioni, guarderebbero alcuni seggi. A questo proposito io voglio dire una cosa, però l'ho detta a proposito delle elezioni americane, dove c'è un altro mondo, un'altra legge, stato federale, gli stati non sono autorizzati a interferire l'uno nei fatti dell'altro, lo dico per l'Italia che così non è, ma ci riferiamo all'amministrativa. Secondo me basta un solo broglio, uno solo, accertato, perché sia necessario invalidare l'intera elezione. Mi dispiace, ma la penso così, non ho dubbi. Magari il risultato sarebbe stato lo stesso, ma non ha importanza. Magari chi ha vinto non ne sapeva assolutamente nulla, non ha importanza. Un solo broglio accertato se li fa tutto da capo. Questa è l'opinione mia, che sono tutt'altro che moralista, tutt'altro che fanatica sulla corruzione, che trovo in questi giorni orrendi certi modi di fare televisione, di fare talk show in cui si rincorre l'indagato come se fosse stato già condannato, con questi poveri giornalisti giovani col microfono in mano, il cappuccio in testa, che corrono sotto la pioggia appresso a gente che non ha nessuna intenzione di dirgli nulla. No, io tutto sono tranne che quel tipo di giornalismo che mi fa orrore. Orrore, orrore, queste trasmissioni della domenica sera, del lunedì sera mi fanno orrore ultimamente, ma detto questo, io vi dico che basta un solo voto e si deve fare tutto da capo. Questa è l'opinione mia. Sentiamo se che cosa ne pensate voi e poi vi leggo l'ultima, due o tre cose prima di salutarvi. Vediamo se c'è qualche cosa. Caterina Pacelli, secondo me in America non è finita, non sono in grado di dirglielo, non sono abbastanza attento delle cose, non è nessuno, dubito che il sistema si smentirà, dubito che il sistema si smentirà, questo io penso. Penso che i 4 anni di Biden saranno 4 anni molto difficili, con un paese duramente diviso, che proseguirà la divisione degli altri 4, ma in maniera
con una nube sopra che non c'era, 4 anni fa hanno fatto finta che fosse stato il Russia Gate. Ora è evidente che cosa è stato, perché non volevano accettare la vittoria di Trump. Ora è evidente quello che è accaduto, più della metà degli americani, compreso un 30% e più di Dem, lo pensano, l'80% degli elettori repubblicani. Non si governa facilmente così un paese, L'hanno voluto fare a tutti i costi, con un uomo anziano, delegittimato, corrotto, ricattabile, una vice completamente inadeguata alla bisogna, un mondaccio iperprogressista, scalzacane, terribile, quelli del MeToo, del cancel culture, terribile, terribile. In genere quando il sistema americano scende così in basso si riacchiappa, poi cancellando tutto e ricominciando da capo, staremo a vedere. Adriana, non ho sentito nulla sugli assembramenti a Napoli per la ripartita di Maradona, nessun contagio e gli acquisti di domenica sempre si è successo all'apocalisse. Certo, è tutto un tentativo di spostare sempre responsabilità sulla cittadinanza, sempre per allontanare l'attenzione dalla loro di incompetenza, incapacità e opacità di comportamento. Vediamo se c'è qualcosa di... Vediamo cosa abbiamo. Io non capisco una cosa, c'è stata la spagnola, la peste, la tubercolosi, io non l'ho conosciuta, siamo usciti, non avevamo mezzi come adesso. Certo, ha ragione. Brigitte Belisario, basta cambiare canale, c'è qualcuno che ce l'ha con me, dice che sono molto antipatica, giornalista brava di parte, ma perché mi segue allora, scusi, eh? Se mi ritiene di parte, a parte che non so di quale parte sono stata oggi, della parte dei cittadini, della parte di quelli che ritengono che questo governo sia fatto dai netti, e all'interno del governo è pieno di gente che glielo dice tutti i giorni, per esempio ora, le dico chi gliel'ha appena detto, il vice ministro dell'economia e della salute, Sileri, lo ha detto a Speranza. Sileri, ministero in subbuglio, il vice, dopo aver licenziato il segretario generale in diretta da Giletti, e anche questo, come dire, lascia il tempo che trova di licenziare il proprio capo di gabinetto, segretario generale del ministero in TV. Torna all'attacco della struttura. Sciatteria e un pressapochismo generalizzati hanno mandato a morire centinaia di medici e infermieri. Sentito cosa ha detto il vice ministro della salute. Ma la bordata è diretta al ministro, che tiene Sileri fuori da tutte le decisioni che contano e ha messo in piedi un po' il bureau. Quindi non sono solo io di parte, sono di parte anche loro tra di loro, eh? Caro signor, come si chiama lei? Ammesso che si chiami, perché non ho visto il nome. Guarda la fotogallery, ora vi leggo tutto quanto. Ministero della Salute in subbuglio, Sileri attacca la gestione Speranza. L'articolo della Stampa che prendo da Gospia. Volano gli stracci nel Ministero della Salute. Domenica il vice ministro Pierpaolo Sileri in TV ha denunciato pressapochismo nei vertici amministrativi, suggerito di cacciarne qualcuno a calci nel sedere, lui, il vice ministro, e chiese le dimissioni di Giuseppe Ruocco, segretario generale perno di tutta la struttura, ma il bersaglio implicito dell'affondo è il ministro Roberto Speranza. Da mesi ieri spalleggiato da Morra e Pirro del 5 Stelle, si lamenta del ministero e fuori di non toccare palla, non siede nel comitato tecnico scientifico, eppure è un medico ed è un bravo medico, non ne viene informato degli esiti, non partecipa alle riunioni importanti, è escluso dalle decisioni. Il ministero è governato dalla filiera Speranza. Zaccardi, capo di gabinetto di osservanza bersaniano, richiamato dalla pensione e poi prorogato. Rezza, direttore generale della prevenzione, membro del CTS e link con l'Istituto Superiore di Sanità, e Ruocco, capo della macchina. Sileri isolato, compensa con la presenza mediatica, fuori linea, cioè dice cose diverse, capito come funzionano? La trasmissione era dedicata all'assenza di un piano pandemico, denunciata da un dossier dell'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicato il 13 maggio e poi rimosso l'indomani dopo il fastidio e la richiesta in questo senso del ministro Speranza, capito? Altro che Politburo. La trasmissione di Rai 3 Report aveva svelato le mail con cui il vice direttore generale dell'OMS, Ranieri Guerra, tra il 2014 e il 2017 direttore della generale della prevenzione al ministero e ora assistente, vi dicevo, direttore generale dell'OMS, chiedeva ai ricercatori di edulcorare il dossier spiegando l'inopportunità politica di una critica al governo. Sulla vicenda indaga la procura di Bergamo, dove il comitato di parenti delle vittime del Covid e noi denunceremo ha scovato il dossier e commissionato una perizia scomoda secondo cui il piano avrebbe evitato 10.000 morti. Chi c'era al governo, chi c'era lì a fare il ministro della salute,
2014-2017, fatemi pensare, Beatrice Lorenzi. Guerra è stato sentito dai PM 5 ore, l'OMS ha impedito le testimonianze degli autori del dossier, opponendo l'immunità diplomatica che il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha chiesto di rimuovere con una lettera svelata in TV. Sileri, benché numero due del ministero, l'ha picconato come se fosse all'opposizione, unendosi alla denuncia di inefficienza e opacità. Ha riferito di aver chiesto informazioni sul piano pandemico invano e ha chiesto la testa del segretario generale Ruocco, imputandogli cronico assenteismo della riunione del comitato tecnico scientifico e reticenza sul piano. Napoletano, 66 anni, aspettate perché è molto divertente. Napoletano, 66 anni, Napoletano, 66 anni, medico, discreto pianista, Peppe Ruocco è un archetipo della burocrazia ministeriale, del ministero, conosce ogni centimetro, anche a occhi chiusi, democristiano come tutti i burocrati di vecchia scuola, zero scandali collaboratori senza mai legarsi mani e piedi con i politici, prossimo alla pensione, che cosa ha fatto questo signore, regge contemporaneamente in piena pandemia anche 3 delle 12 direzioni generali rimaste acefale, tra cui quella a lui cara, meno ai 5 Stelle, e i suoi rapporti internazionali che lo porta in giro per tutto il mondo. E concludo raccontando che questo signore ha fatto 10 missioni da Tokyo a Riyadh solo nei 7 mesi prima del blocco Covid. Ecco qua, questo è il personaggio con cui Pierpaolo Sileri si è scontrato, ed è a proposito di questa opacissima gestione del Ministero della Salute che Pierpaolo Sileri ieri in TV ha detto: non c'era un piano pandemico, medici mandati allo sbaraglio. E dunque, caro signore, che prima mi diceva che io sono anche brava, ma sono di parte, ora non mi ricordo come si chiamasse, sono io di parte o è questo governo che si sta franando addosso e all'interno di questo governo la gente si sta massacrando? Fate voi. Bene, vi saluto, appuntamento a domani sera alla stessa ora, buona serata, grazie, ciao.